Ciao a tutti. Sotto gentile concessione del GDL o gruppo di lavoro sociologia del Movimento Zeitgeist Italia è stato rilasciato un questionario. Una premessa. L'indagine non è rivolta agli attivisti del Movimento Zeitgeist, bensì ai simpatizzanti o meglio ancora a chi non conosce il Movimento Zeitgeist o il modello dell'economia basata sulle risorse. Inteso questo, passiamo subito al questionario. I link del questionario online o cartaceo si troveranno nella descrizione di questo video. L'indagine sociologica svolta dal GDL è un'iniziativa sociale senza scopo di lucro. Per compilare il questionario ti serviranno non più di 5 minuti. Questa è la versione online, in cui si possono inserire sia i dati compilati online in questo preciso istante, oppure sta inserendo i dati da un questionario compilato in forma cartacea. Ovviamente non raccoglieremo i dati sensibili delle persone che svolgeranno l'indagine. Infatti saranno richiesti solo regione, provincia, età e sesso. Il questionario è suddiviso in 4 sezioni, sezione 1, 2, 3 e 4, con facilissimi quesiti da rispondere. Una volta compilato tutto, cliccare su invia e verrà aggiornata al nostro database. Il download del file della versione cartacea sarà presente sempre nella descrizione del video. Qui verranno scompattati 3 file: istruzioni, questionario e modulo per archiviare i dati, in forma cartacea sempre. Ecco qui le istruzioni. Si tratta infatti di un piccolo documento dove attingere le informazioni varie, se magari ci sono dei dubbi. Ci troviamo di fronte alla versione cartacea del questionario. Questa è la versione da stampare e da far compilare. Il questionario online e il questionario cartaceo sono la stessa cosa. Adesso ci troviamo di fronte al documento di raccoglimento dei dati. È molto semplice. Qui, in queste caselline, dovremo marcare tutti i dati raccolti dal questionario cartaceo. Ovviamente, questo andrà fatto per ogni persona. Una volta raccolti questi dati cartacei, dovranno essere inseriti nella versione online tramite il modulo presentato prima, barrando la seconda casellina. Oppure potrete inviare il seguente documento all'indirizzo sergei.kts@gmail.com. Un consiglio da dare a tutti. Se sei un attivista o un coordinatore cittadino che realizza un convegno, proiezione, dibattito, eccetera, ricorda di stampare il questionario e di farlo compilare ai presenti. Ovviamente non è obbligatorio, ma ci aiuterà nell'analisi che stiamo svolgendo. Grazie e arrivederci al prossimo video.